Giulio Ciccone, che è successo? È ottobre, ma la gamba è ancora quella dei giorni migliori. Io ho lavorato benissimo tutto l'inverno, è una stagione intera che sono sempre lì e oggi puntavo molto alla classifica del BC Sport e ero molto motivato per quest'ultima gara nei dilettanti e non potevo chiudere in meglio questa grande categoria, sono contentissimo. Il 2015 si chiude qui e adesso professionista. Il 2015 si chiude così, con una bella vittoria e adesso puntiamo, inizia tutto, ecco, si riazzera tutto e si rinizia da capo e speriamo sia un bel cammino, un bel percorso. Gianni Moscon, oggi onore a Ciccone, più forte in salita, più veloce allo sprint. Sì, sicuramente Ciccone oggi è una gran gamba, c'è da dire anche che la mia condizione non era delle migliori, dopo il mondiale ho staccato di testa, quindi ecco la condizione residua e qualche cena di troppo che mi sono presentato a questa corsa. Ho fatto veramente fatica a tenere il ritmo in salita, sono comunque stato lì scollinato sempre con i primi e poi magari sono arrivato un po' senza gambe qua in finale e magari me la sono giocata un po' ingenuamente sottovalutando Ciccone, sono partito un po' troppo lungo, però forse se ne arrivo così conta più la freschezza che non la velocità. Quindi complimenti a Ciccone, sono comunque soddisfatto della mia gara di oggi, visto è ampiamente sopra le mie aspettative, quindi sono contento. Greco Perez, la 78esima edizione, anche questa va in archivio e va in archivio con due grandi nomi sui primi due gradini del podio. Giulio Ciccone e Gianni Moscon passeranno professionisti, ma prima hanno vinto a San Daniele del Friuli. È per noi motivo di grossissima soddisfazione aver avuto qui tra i partenti e soprattutto tra i primi classificati i migliori ciclisti dilettanti che ci siano in Italia attualmente. Io devo ringraziare, soprattutto colgo l'occasione, anche se non l'ho fatto direttamente prima, di ringraziare soprattutto i sindaci dei nostri comuni qui che hanno permesso una sistemazione adeguata per quanto riguarda il fondo stradale. Devo ringraziare in particolare l'amministrazione regionale, quella provinciale e soprattutto il comune di San Daniele per il supporto tecnico e finanziario che noi abbiamo avuto. Un grazie particolare a tutto il pubblico che è stato qui presente, nonostante la giornata non fosse perfetta come clima. Comunque è una grossa soddisfazione per noi. Io mi auguro che si continui perché io quest'anno purtroppo non ho avuto la possibilità di seguire direttamente tutto il lavoro per motivi di salute, ma ho lasciato un'eredità a quelli che attualmente si trovano a lavorare nel comitato direttivo veramente eccezionale. Proprio siamo migliorati a tutti i livelli. Io mi auguro che questa miglioria continui anche per il prossimo anno.